Una mostra progettata da Sean Miller del John Erickson Museum of Art, un museo che esiste e non esiste nello stesso tempo, e una mostra che nasce in realtà da un granello di polvere, una polvere che una collaboratrice di Sean Miller lo scorso anno, nel 2009, è venuta a raccogliere alle raccolte Frugone e ha voluto ingrandire al microscopio per aggiungerla alla collezione di polveri di musei d'arte internazionali, dal Louvre al Getty, che il John Erickson Museum of Art conserva e che oggi espone in una delle sale del nostro museo. In realtà è una mostra molto composita, molto variegata, perché Sean Miller ha portato anche circa 70 sale museali all'interno del Museo delle Raccolte Frugone. 70 sale museali, alcune bidimensionali, progettate e ideate da un gruppo di artisti americani ed europei, altre addirittura tridimensionali. Una di queste oggi sarà l'oggetto anche di una terza parte di cui si compone questa mostra così particolare, quella delle performance, e sarà oggetto di una performance da parte di un notissimo, famoso ormai artista Fluxus, Ben Patterson, che è ospite alle Raccolte Frugone e che per valorizzare ancora di più il momento dell'inaugurazione offrirà al pubblico una performance, una delle sue performance, Paper Piece, e il risultato di questa sua azione artistica rimarrà poi esposto fino al 29 di agosto. Collaboreranno con Sean Miller e Ben Patterson un gruppo di giovani artisti dell'Accademia Ligustica di Belle Arti, coordinati da Alessandra Gagliano Candela, che ha collaborato insieme a Caterina Gualco di Unimedia Modern Gallery di Genova a realizzare questo evento così particolare, molto economico, molto anticrisi, molto in linea con le difficoltà dei nostri tempi. The Safanov flag. J E M A Gemma. D U U yes U S T dust. Oh wait. Problem. Ok, bicarbonato di soda. Accetto. Bought in Genova. No, in Nervi. Scusa, in Nervi. Ok, adesso. Thank you.
Oh.